La schiavitù è il racconto di gente che viene nel nostro paese per trovare delle condizioni di vita migliori di quelle che lasci. E spesso qui in Italia trovano delle forme di schiavitù. Restano senza permesso di soggiorno, senza diritti, vengono sfruttati e quindi si ritrovano, diciamo così, in una forma di schiavitù. Il progetto materialmente si divide in due parti principali, quello dei lavoratori immigrati e quello delle prostitute. Consiste nel fatto che diciamo io, insieme con Alessandro Jagnaj, che è un artista, performer e altri artisti, siamo andati direttamente sulla strada ad intervistare queste persone. E nel caso delle prostitute abbiamo operato una performance, cioè abbiamo tagliato loro gli abiti e a simboleggiare la violenza che la società fa su di loro. E tutto questo materiale è stato poi trasformato in opere d'arte. Lo scopo di questa iniziativa? Lo scopo di questa iniziativa è di sensibilizzare le persone che a volte basta un approccio pragmatico e non razzista per migliorare la vita di tutti, insomma. Ho iniziato a utilizzare carta e cartone riciclato dopo un viaggio a Cuba, in cui ho visto questi materiali riutilizzati fino all'uso di pezzetti di carta così per scrivere, proprio perché loro non ne hanno e quindi sono costretti a questo, è uno stile di vita forzato questo riciclo. E, tornata da quel viaggio, ho iniziato a inserire carta e cartone come base nella tecnica materica dei miei quadri. E da lì sono nati tutta una serie di quadri che io ho cominciato a dedicare a tematiche legate all'ambiente, alla sostenibilità e quindi fondamentalmente il mio lavoro adesso è con questi materiali e su questi temi. E l'opera per questa mostra è sempre realizzata con del cartone ondulato, che è parte integrante della mia tecnica, e con copertine di riviste vecchie in cui si vedono figure di donna, di case elegantissime. E il quadro si divide in due parti, la parte inferiore che vuole dare l'impressione e l'idea della povertà in cui queste persone vivono. Il cartone richiama anche i cartoni su cui spesso sono costretti a dormire, e la parte superiore in netto contrasto, dove spicca l'oro, la ricchezza, quelli che sono le immagini che ci vengono date dalle riviste femminili, delle case, Casa Vogue, di sogni, ci danno dei sogni da raggiungere, per i quali noi poi trascuriamo anche come vengono trattate poi le persone che lavorano per costruire una casa o per fare tanti lavori, che è un po' di servizio, no? A che si arrivi a questi nostri sogni. E quindi ecco il tuo muratore per indicare che è il muratore di tutti, cioè anche la persona che non ci pensa sicuramente si è fatta bella la sua casa seguendo le immagini di Casa Vogue, però per quel lavoro un poveretto chissà come è stato costretto a vivere e a lavorare, ecco. Questo è il senso di quest'opera. Questo è un quadro un po' atipico per quanto mi riguarda, perché di solito esprimo le cose in maniera molto, molto sottintesa, lavoro molto in maniera informale, di conseguenza le cose sono più, trapelano di più dalle emozioni che può suscitare un'opera di quanto invece sia leggibile questa. Il fatto è che quando io mi sono trovata con una figura umana mi sono ritrovata comunque costretta a dover lavorare su una realtà.
la realtà che tra l'altro si intravede dietro lo sfondo è una realtà cittadina, con una persona che lavora, una persona che viene da fuori cercando di guadagnare del denaro. Il denaro lo cerca in un paese che crede un po' l'America, quella che noi appunto giocando con il Monopoli è il parco della vittoria, cioè la tessera più di valore più alto, in cui uno pensa appunto di aver trovato un traguardo, una ricchezza, un qualcosa. Poi in realtà queste persone si trovano che hanno già un blocco fin dall'inizio, perché comunque sia, se perlomeno per quanto la penso io, se una persona non ha già una base di partenza è difficile poi riuscire comunque ad emergere nella società dal punto di vista economico. Quindi io mi ritrovo con questa persona che viene qui, che pensa di aver trovato il parco della vittoria, e invece questo parco della vittoria gli si straccia sotto, si trova davanti tantissime difficoltà, la prigione, l'essere scacciato, e i soldi stessi non sono reali. Di conseguenza appunto ho realizzato quest'opera ingrandendo appunto i pezzi reali del Monopoli e stampandoli, applicandoli sopra anziché applicare, come di solito faccio, altri materiali che hanno più un valore simbolico che non così esplicito.